Matteo Burstaller, è iniziata la seconda settimana di allenamenti. Che sensazioni anche fisiche state provando in questo periodo? Credo che la sensazione fisica più ricorrente sia l'affaticamento adesso. Stiamo cominciando a intensificare il lavoro, specie a livello fisico, e a quello uniamo poi il pomeriggio dei lavori tecnici e cominciamo a sentire insomma un po' l'affaticamento, però è normalissimo. Tutto in funzione di questa coppa qua, la Primo obiettivo Supercoppa. stagionale, manca poco più di un mese e dobbiamo arrivare in forma per difenderla, per portarcela di nuovo a casa. Supercoppa italiana contro Macerata e qui si apre forse il primo atto di una La sfida. sfida infinita sembra, sì, anche quest'anno dovrebbe essere la sfida ricorrente, speriamo. Non ci dimentichiamo ovviamente di squadre come Cuneo o Piacenza che possono essere delle mine vaganti, però credo che ancora noi in Macerata saremo un gradino sopra. Questa settimana si è iniziato anche a saltare, a vedere un vero e proprio allenamento a tutti gli effetti, perché la prima settimana è stata molto più fisica. Ci sarà tanto fisico anche nella seconda, però forse saltare. Questo è un vantaggio derivante dal fatto di essere in tanti, perché l'anno scorso eravamo in tre, poi con qualche ragazzo delle giovanili che ci dava una mano, quest'anno siamo in 8-9, quindi è anche più facile poter fare degli allenamenti un po' più completi, quindi abbiamo cominciato prima. Tu ormai sei uno della vecchia guardia, anche considerando la prima stagione del 2000, insomma sei uno di quelli più Anche esperti. anagraficamente, quindi sì, dai, diciamo che non c'è stato lo sbalzo, insomma, della nuova realtà come poteva esserci l'anno scorso, mi sento un po' più a mio agio. E questo mi permette anche di allenarmi in maniera molto più tranquilla, insomma, diciamo. Una terza stagione in cui hai anche più responsabilità perché non essendoci più Brinkman, è arrivato Valsecchi, sei a tutti gli effetti il terzo centrale di questa rosa e sappiamo quante partite ci sono da giocare, quindi gli spazi non mancheranno. Questo è molto motivante, è stato di sicuro quello che mi ha fatto piacere durante l'estate essere considerato in funzione di quest'anno come terzo centrale a tutti gli effetti. Cercherò di farmi trovare sempre pronto come ho cercato tutte le partite dell'anno scorso dove sono stato chiamato in causa, poi cercherò anche di riuscire, insomma, a farmi trovare pronto. Raccontaci un po' il clima dello spogliatoio di questo periodo. Mi sembra di vedere subito grande voglia di scherzare, ma anche grande Allora, voglia di in lavorare. spogliatoio quando ci sono Raffa e Osmani, per di più insieme, è difficile, insomma, trovare attimi di completa serietà e di allegria, insomma, respinta. Con loro due ci si diverte. E ci si diverte però il giusto, ci si allena tanto, si fa fatica. Abbiamo appena finito una seduta pese, ad esempio, imbarazzante per quello che riguarda le braccia. Si fa fatica anche a guidare la macchina, però ci si diverte e questo è il modo migliore, insomma, poi di far fatica.